Il nuovissimo istituto di San Leonardo di Santo Lusurgio, provincia di Sassari, è un ex preventorio antitubercolare. Si trova in un deserto. Il paese di Santo Lusurgio è a 7 chilometri, le città dell'isola sono a decine di chilometri. I ragazzi e tutto il personale erano costretti ad un isolamento totale. Guelfo, figlio del conte Ugolino, che, venuto a conoscenza dell'eccidio del padre e dei fratelli, si era distaccato dai pisani ed aveva fatto ribellare, dopo averle fortificate, villa di chiesa, cioè iglesias, domus novas e altri centri del territorio, e quindi con il fratello Lotto, conte della Gherardesca, un altro dei figli dello stesso Conte Ugolino, aveva condotto nell'isola alcune truppe dell'Italia e s'era eretto con il suo aiuto a vendicatore del torto subito dal padre. I pisani allora inviarono nell'isola il conte Nerone e con l'aiuto dell'alleato giudice Mariano di Arborea allestirono un possente esercito ed assediarono dapprima Domus Novas, i cui abitanti riuscirono ad avere la meglio, rinfrancati soprattutto per l'arrivo di un grosso contingente da Villa di Chiesa, Iglesias, guidato dal conte Guelfo, al quale si contrapposero Mariano e il conte Nerone, che lo sconfissero dopo aspro scontro e lo fecero prigioniero. Quando il conte Lotto lo seppe, consegnò Villa di Chiesa e altre località e riscattò così suo fratello, il quale lasciò quei luoghi e poi, colto da febbri, morì presso San Leonardo di Siete Fuentes, nel vecchio ospedale che ormai non esiste più. La planimetria dell'attuale borgo di Sette Fontane, con le schiere di case in linea di fronte al fianco della chiesa e ai muristenes, ricalca fedelmente il modulo architettonico della precettoria, cellula base del sistema di gestione e governo dell'ordine giovannita. In una piccola valle ricca di boschi sorge la piccola chiesa di San Leonardo, tra querce secolari con l'annesso edificio l'ospedale ancora dei Cavalieri di Malta. Dalle fonti documentali risulta che la villa di Sette Fontane, con la domus e l'ospedale, la chiesa di San Leonardo, la chiesa di Santa Vittoria e i salti boschivi dell'ospedale e di Fruttighe costituivano una baiulia dipendente territorialmente dal Gran Priorato di Pisa dell'ordine equestre di San Giovanni di Gerusalemme, dalla quale dipendevano tutte le altre precettorie sarde con i rispettivi beni mobili e immobili. Nel XII secolo l'intero complesso venne affidato ai monaci benedettini, i quali gestivano altri due edifici annessi, un ospedale ed un oratorio. Quando subentrarono i templari, il primitivo insediamento divenne una fiorente precettoria con annesse vaste e ricche proprietà nei dintorni. Il borgo di San Leonardo di Siete Fuentes sorge a circa 700 metri d'altezza nel cuore del Montiferru, in provincia di Oristano. Attualmente è un centro di villeggiatura montana tra i più noti della Sardegna, grazie anche alla presenza di numerosi sorgenti di acqua minerale. L'abbondanza dell'acqua è alla base anche del suo nome, Septe Fontanes, documentato già dal XII secolo. Solo a partire dal periodo di dominazione spagnola fu trasformato nell'attuale Siete Fuentes. In età medievale sono diverse le fonti che citano il paese, la chiesa e la presenza dei Cavalieri di Malta. Infatti la sua storia si intreccia con quella dell'età giudicale sarda. Inizialmente incluso nel regno di Torres, poi dal
1259 spartito tra i Malaspina di Bose e gli Arborea. Durante la lunga guerra tra il Giudicato di Arborea e gli Aragonesi, San Leonardo seguì le sorti del regno isolano. In seguito alla battaglia di Sanluri fu annesso alla corona d'Aragona e nel 1417 infeudato a Guglielmo di Montagnans e infine venduto alla famiglia Zatrillas che lo detenne fino all'inizio del XVIII secolo. La chiesa, costruita in blocchi di trachite e basalto, è un interessante esempio di architettura in stile romanico pisano del XII secolo circa. Infatti, nonostante l'edificio non sia documentato prima del 1342, gli elementi stilistici ci riportano ad una prima fase del XII secolo. Ampliamenti successivi sono facilmente identificabili attraverso l'inserimento di elementi in stile gotico. La chiesa si caratterizza per la particolarità della facciata dotata di due portali. Quello di destra appartiene al primo impianto, così come parte della facciata e il fianco destro della chiesa. Al suo interno si può ammirare l'unica grande navata coperta con tetto ligneo, mentre all'esterno si conclude con l'abside di forma quadrangolare. Altra particolarità è la presenza delle croci di Malta, simbolo dell'ordine gerosolimitano, che ritroviamo ai due lati del portale sul fianco destro dell'edificio e sulla campana di bronzo del campanile a vela. L'edificio religioso è intitolato a San Leonardo, molto venerato fin dall'XI secolo in Italia, Francia, Inghilterra e Germania. Nonostante ciò, sono poche le informazioni di cui si dispone. Alcune fonti ci riportano che Leonardo nacque in Gallia al tempo dell'imperatore Anastasio, 491-518. Figlio di nobili francesi, rifiutò di arruolarsi nell'esercito per entrare a far parte del seguito di San Remigio, arcivescovo di Reims. Durante la sua vita, diversi malati si rivolsero a lui ottenendo la guarigione, ma l'episodio che gli valse il maggior riconoscimento fu quando nel bosco di Limoges aiutò la moglie del re Clodoveo a partorire. Queste riconoscente gli concesse di erigere nel bosco stesso un monastero. San Leonardo, patrono dei prigionieri e protettore dei briganti, morì il 6 novembre, forse intorno alla metà del VI secolo. In Sardegna la presenza di diversi ordini militari ospedalieri è legata al fenomeno delle crociate. Alcuni documenti testimoniano che durante l'età giudicale alcuni dei regnanti dell'isola presero parte a queste spedizioni armate, ma anche di pellegrinaggio in Terra Santa. L'ospedale abbandonato è un grosso complesso che si sviluppa su tre piani, recintato, l'accesso è vietato e nascosto dalla vegetazione. In passato, presumibilmente fino agli anni Ottanta, era presidio del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nello specifico sede del 5° Centro Operativo Emergenza, deposito addestramento militare. Non sappiamo da quanto tempo sia stato abbandonato, ma parte della struttura è in buone condizioni e al suo interno è possibile trovare numerose testimonianze di quella che doveva essere la vita al suo interno. Oltre all'arredamento militare e ospedaliero, ci sono numerose tracce della vita quotidiana delle persone che vivevano e lavoravano lì: la zona mensa, la cappella, le camere, la sala giochi, la zona cinema e molto altro. L'edificio si trova non lontano dalla strada che porta a San Leonardo di Siete Fuentes, pochi metri prima del borgo. Non entrare morti dentro. Il messaggio scritto con lo spray rosso tra le ante di una porta non scoraggia quasi nessuno, ma avventurarsi tra le corsie, i vecchi ambulatori e le stanze dell'ex ospedale di San Leonardo
può riservare qualche momento di apprensione, perché il silenzio della montagna viene squarciato improvvisamente dalla fuga dei ratti nascosti tra i calcinacci o dal volo repentino di una cornacchia. Basta lo scricchiolio di una porta per scatenare fantasie e timori. Lo scenario di un film dell'orrore è una struttura di 3 piani in cui restano attrezzature mediche arrugginite, lettini di infermeria, documenti di pazienti e ordini di servizio. Da quando i medici, gli infermieri e i pazienti sono andati via, da queste parti è passata tanta gente. Cercatori di fantasmi, cercatori di ferro vecchio, ma anche i soliti vandali che hanno portato via quel poco che era rimasto e lasciato tracce colorate della loro presenza. A iniziare dalle orme rosse di tante mani che compaiono su quasi tutte le porte. Non è sangue, ma lo scherzo macabro di qualcuno che voleva aggiungere un'altra visione spettrale a un edificio che sembra quasi la casa delle streghe. Scavalcare la recinzione è un gioco da ragazzi e il vecchio ospedale è diventato da tempo meta preferita per avventurieri e appassionati di fotografie. I pericoli sono ovunque, botole per montacarichi sempre aperte, infissi pericolanti e gradini delle scale che rischiano di venir giù da un momento all'altro. All'interno il tempo si è fermato improvvisamente. Polvere e calcinacci hanno coperto tutto il passato. Siamo riusciti a far scendere dal muretto! Finalmente ci sono riuscita, che cavolo! Ah, che... No, andate voi, no, andate voi! Atena! Non strofinarti nella... Come dire? Io non ho fatto Bambolozza! niente, io non controllo la gara. No, no! Allora, abbiamo le luci, dai! Spè? Ecco qua! Benvenuti all'ospedale di San Leonardo! E Barbara è già in azione. Allora, ufficio logistico, gestione magazzini, ufficio logistico e casermaggio, assegnazioni alloggi. Perfetto, facciamoci dare gli alloggi. Non ti fa riprendere. Dove è andata Atena? Dove? Allora, qui cosa abbiamo? Oh, qui ragazze ce n'è, da riprendere, quindi dobbiamo, ci stiamo un po', eh? Fallo riprendere. 14° nucleo. Il libretto del Ducato. dovrebbe esserci anche una stanza nel reparto bambini. No, il vassoio per il pasto. Ho scoperto nel vero senso della parola. Vabbè, faccio un video così, dai. Perché non c'è linea? No. Allora, qui siamo dentro l'ospedale a No, guarda, Barbara, vieni a vedere sto mobile. Taccapanni ne volete? Questi erano archivi. Ah, vedi, questo è più sano. Sì, questa l'ha fatto. No, questo è rotto. Allora, qui cosa abbiamo? Oddio, che meraviglia! Archivi. No, no, non si vede. Aspetta. Scusa, amore. Questa è antica, eh? Allora, materiale vari, riserva. Ma sulle cartelle cliniche. Qui dovrebbe
guarda se la cucina, qualche cosa, vuole mattonelle? Ah. E questa è una scaletta, non c'è. Il magazzino abbigliamento dov'era che hai detto? Il magazzino vestiario era lì, vai avanti. Allora, e qui cosa abbiamo? Archivi? Beh vabbè, questi erano gli uffici, gli uffici. Chiudiamo così. È la mia prima visita con gente. Allora, lì c'è la segreteria, infermeria, farmacia. Questa non fa niente. Oddio, guarda le rampicanti. Cosa? Morto? Morto? Vabbè, questi sono gli uffici, la scaletta. No, guarda. Che forza. Gli schedari? Chi c'è lì? Ho detto basta. Allora, non mi disturbi, dica alla mia segretaria quello che vuoi. Allora. La carta da parati è venuta giù. Allora, non aprire. Bene, un bel invito. Questa è la stanzetta del caffè delle infermiere. Oh 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 oh. No. Vieni a vedere. Cosa è tipo infermeria? Oh, vieni a vedere. Sei inquietante con quel cappuccio. Faccio una. Ti faccio una seduta di. Di elettroshock? Sì, mamma mia. Qui c'è il bagno. Alla turca? Sì. Mamma mia, c'è la terra, anche gli altri sono facendo. Oh, lì c'è scritto, ma aprite, morti elettro. Morti? Morti elettro. Allora andiamo. Andiamo elettro. Sì, ma in queste strutture lo fanno apposta. Eia, un bel però. Io, a parte la carriera, la cucina, quindi venite la cucina. Questo è un montacarichi, vedi? Vedi, c'è il montacarichi? Allora, di qua siamo venuti. No, non c'ho voglia adesso. L'abito del fantasma. Cosa c'è lì? Questa doveva essere una sala riunioni, tipo. Niente. Interrompo. E questa cos'è? Cucina. Cosa fa paura?
Ah, il disegno, sì, vabbè, ma non me ne frega niente del disegno. Sono il problema. Sì, cucina. Ma io vorrei capire questi cartelli cosa sono. No, guarda. Questa è una vecchia tegama. È una vecchia caffacciola. Attendina, tu stai con mamma, amore. Oh, non ci credo, venite a vedere. Ne volete tovaglia? Tovaglia? Sì, ma cioè, queste cose le hanno buttate così loro, eh? Cioè, Zoppas. Allora, per favore, che si fa? Aspetta, amo, saliamo su da qui o dal centro? Tu vuoi andare giù? Dai, proviamo. Dai, vado avanti io che mi viene da ridere. Dai, su. Dai. Dai, dai. Non c'è niente da spaventarsi. Vieni, vieni. Finito qua, vieni. Ah, non c'è niente. No, no. C'è uno stanzino. No. Venite. Vieni, vieni, vieni. Allora. Guardate con la lucetta. C'è un televisore enorme. Ok. Anche questa. Beh, tiriamo innanzi. La solita sedia. Prima le docce non le ho riprese. Andrea, mastro di chiavi. In che senso? Pino piombo. Pollo al chepra. Va bene, ho capito tutto. Numero 5. Mamma, oggi ho visto Andrea. You drive me crazy.
non va. Si sale? Eh? Sì, vabbè, ma bagni ne abbiamo visti. Il tappetino, il bagno col tappetino. Mamma mia, che muffa. Questa è l'altra ala, eh? No, siamo saliti dall'altra. Oh, sempre al lato, qui. Guarda, guarda. Attente, qui. A te, vai. Oh, questa è la parte più vecchia, Guarda. Questa è parte vecchia, ragazze. Un materasso a fiori. E la tenda della doccia, ne vogliamo parlare? Inquietante. Dai, vieni qua. Sì, questa è la parte più... Questa è la parte più antica, Ma il terrazzo molle? Grazie. E qui? Tipo fireplace. Sai cos'è il fireplace? Oh oh. Allora, fermiera, fermiera, mi può portare anche una visita? Sì, quella era la parte più antica. Oh, un poster, guarda, forse siamo nella parte dei bambini. Lavanderia. Sì? Ok. Qui richiudevano i bambini cattivi. E vedi, questa è la scala principale, sì. Con l'ascensore. Eh sì, è frequentato. Che c'è? Che c'è? Il balconcino? Però... Mica ha brutto posto, Ci doveva essere vario passaggio qua. Atena, sei già stanca! Ciao! Andiamo insieme? Lo sai dove? Dove? Vicino alla chiesetta che ci sono. Ah. Camere comunicanti. E scendiamo di qua, bambole. Vedi, è l'infiltrazione.
prego. Guarda il bagnetto verde, prego, prego. Guarda il bagnetto verde. Vieni Barbie che scendiamo di qua. Scendiamo di qua? Sì. Allora, siamo saliti di là, vero? Sì. Attente a non scivolare, che non ci paga nessuno. Sì, ma quella là in fondo in fondo. No, non l'avevo vista. Siamo saliti di qua prima, vero? No, io me la ricordo qua. Sì? No. Ci siamo spostati, siamo dall'altra parte, siamo arrivati da quella lì e siamo arrivati qua. Sì che l'abbiamo vista, no? Sì, sì. Sì. Questa parte sì, 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 l'abbiamo vista. Allora, dovremmo andare tutto in là. Tutto in là per andare nell'ultima ala. Sì, sì. Questa cosa dell'ascensore non l'ho ripresa. Ecco, allora, come si dice? Quindi tutto in là, no, no, tutto in là. Vieni, amore. Non c'è niente, sono solo gli ascensori, quella è l'uscita. Cioè non... Questa è la parte centrale, sì. Anche qui c'è il bagnetto verde. Sì, questo l'abbiamo visto. Ah, sì, 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 questo sì, vero. Quindi? Quindi? Questo è il secondo. E siamo salite da qui. No, qui sono le scale. Sì, da qui. Da qua. Sì, sì, da qua, da qua. Allora, scendiamo di qua e andiamo sempre a sinistra, no? Perché c'erano gravi, no. No, anche qui non sono passati. No, prima no. Attente, attenta, oh, vieni. Allora, qui siamo passate prima. No, c'è l'altra ala. Usciamo. Qui. Preso? Ok, quest'ala però non l'abbiamo vista. Allora aspetta, qui non siamo entrate. No. L'ascensore. La batteria mi sta finendo. Anche a me mi si finisce. No. Io ho la scala in la cappella! No, cioè. Tira su la luce. Tira su la luce. La luce. Tiramela su. No, più giù. Una piccola chiesetta. La cappellina? Sì. Bello. No. Ah. Qui. Raga, c'è la cappella in fondo.
Eccolo, questa è l'officina. Oh! Signore, salvaci. E questo è il bagnetto dell'officina. Ok. Guarda. Bagnetti esterni, bagnetti mobili. Il camioncino, il furgoncino. No, è pieno di palloni. Pieno di palloni. Da basket, di tutto. Via? Allora, la casa del custode. Oh, oh, cos'è? Cos'è? E l'albergo deve essere lì? E l'albergo deve essere lì? Oh. Vieni, pulisci la scala. Vieni. Sali, dai, dammi la mano. Dammi la mano. Sali. Aspetta, un attimino che mi metto un filo. Sai cos'è? Ti metto già questa borsa? Dai. Sali su un secondo. Ok. Ci sei? Dai. Schedare, no, è un macchinario. Vedi i tubi? Vanno dentro. Guarda, c'è la rete. Ah. Ah, no, c'è la rete.
lavatrice. Anche qua c'è una lavatoia, che mettevano qui, magari. I panni. Non è. Dell'ospedale. Sì. Mettevano lì, poi giravano. No, perché la camera è bella. E quello sì, secondo me era lo schedario. Allora. È quello che asciugava i panni. Allora, tu scendi. Vai. Scendi qui, attenta che mi butti di tutto. Allora adesso vado prima io. Vai tu. Aspetta, però ti ho messo Vai.